alcune cose che conviene ridire, e magari con dei disegni un po' più puliti, visto che poi alla fine avevamo accumulato un disegno abbastanza congestionato. Quindi di nuovo stiamo discutendo il problema di descrivere l'andamento di una funzione. Ovviamente le funzioni che sto descrivendo non sono patologiche. I matematici e il loro mestiere vanno a guardare con estrema calma e estrema rigore tutti gli aspetti di questi giochi. Ovviamente loro poi stilano una lista di patologie che una funzione può avere e che potrebbe avere e che non deve avere se ho una buona definizione di derivata. È ovvio che io sto considerando funzioni continue, ben definite. È ovvio che la funzione non può avere asperità di questo tipo. Come potete immaginare, in questo punto, quando io magari accentuo un po' la curva qua, sto coprendo di... facciamo anche un'asperità di questo tipo. Ma sì, dai, più o meno la stessa cosa. È evidente che se io considero questo punto qui e comincio a costruirmi dei rapporti incrementali scegliendo quel punto, è un altro punto. Se io scelgo questo punto qui come il secondo punto, ricordo che un rapporto incrementale serve avere due punti, no? Vabbè, io avrò la pendenza del segmento che congiunge questi e il rapporto incrementale, e mi sta bene. Quando tengo fermo questo punto e mi avvicino a questo, nel famoso limite che io voglio discutere, che è delta x tende a 0, vedete che il mio rapporto incrementale è la pendenza del segmento che congiunge questi due, e ovviamente vedete che lentamente ho una questi segmenti che congiungono i punti, la loro pendenza tende verso un valore che si assesterà. Dov'è il gesso colorato? Si assesterà magari a questa retta qui, cioè avvicinandomi da destra, tenendo fisso questo punto, tutti questi segmenti che congiungono i due punti tendono ad avere la pendenza di questa linea gialla quando, se questo è x0 e questo era il mio x0 più delta x, quando ho un delta x maggiore di 0 ho questa situazione qui. Poi nel limite che questi delta x maggiore di 0 tendono a 0, la pendenza, cioè i rapporti incrementali tendono ad avere la pendenza di questa linea gialla. Se invece ho un delta x negativo e quindi mi sto avvicinando al punto fisso da sinistra, vedete che la situazione è diversa. Per esempio, con questo punto qui, con questo delta x negativo, questo è il valore di delta x, il segmento che congiunge questi due punti è questa, e ha una pendenza positiva in questo caso. Se mi avvicino con delta x tendendo a 0, ma da sinistra, vedete che il segmento adesso ha una pendenza, e potete così, arrivo sul sodo, ma sono cose che dovreste già sapere, che il rapporto incrementale da sinistra tende ad avere il valore della pendenza di questa retta già rosa. Quindi, nel punto x0, qual è la derivata? Non è ben definita, perché se andate da destra avete un valore, se tendete delta x tende a 0 da destra avrete un valore, da sinistra avete un altro valore. Quindi qual è la derivata del punto? Quindi la funzione continua, ma con quell'asperità la derivata non è ben definita. Quindi questa è una funzione che non è derivabile in quel punto, ma queste sono cose che sapete già. Proprio perché io so bene che spero di dire cose che sappiate già, io mi auguravo di trovare nessuno qua dietro stamattina. Sia perché non mi sono ancora ripreso in salute, sia perché il fatto di vedervi qua... Perché? Strano, siete giovani, avreste in teoria altro da fare se sapete già queste cose. Perché siete qua? No? Sapete già queste cose? Va bene. Allora, variabile dipendente, rappresentazione pseudo-cartesiana della funzione, quindi sulla
sull'asse delle ordinate mettete la variabile dipendente. La dipendenza è espressa tramite una funzione f di x. Di nuovo avete la vostra classica funzione, scegliete un punto che vi interessa, che so, questo punto qui, e vi chiedete qual è la derivata e tirerete una bella retta che è tangente alla funzione. Mi sono dimenticato anche stamattina il mio righello, così potevo tirare delle rette, questo vedo da qua che non è dritta, ma dai, usate un po' di immaginazione e dite, va bene, qual è il valore della funzione qua per un grande valore di delta x? Allora il valore vero della funzione è questa, ma potete vedere che il valore dell'estrapolazione lineare in realtà è ben quassù, e potete vedere dal disegno che stimare il valore della funzione qui farò una stima e metto una stima lineare per ricordarci che sto immaginando che, conoscendo il valore della funzione qua, prevedo il valore della funzione qua nell'ipotesi che la funzione non cambi pendenza nell'intervallo x0, x0 più delta x. Se suppongo la funzione non cambia la sua pendenza, e quindi in realtà penso che, spero che vada su qua, io prevedo che il valore sarà questo, in realtà questo, commetto un grande errore. E se io vi chiedo che tipo di errore, qual è il percentualmente, qual è l'errore che sto commettendo secondo voi? Spanne. Intanto sto sovrastimando o sottostimando? Questo è un ritasso di ieri, eh? Sovrastimando, perché la funzione vera è qua giù, io dico che è qua su, cioè sparo alto. Ma percentualmente quanto ho sparato alto? Secondo voi? È 80%. Cioè, cos'è l'errore relativo? E questo è l'errore. Questo è il valore vero. Ok? Quindi l'errore sul vero, vedete che l'errore è confrontabile col valore vero. Se questo è l'errore, vedete che sarà 80% del valore vero. È un grosso errore. Se voglio commettere un errore più piccolo, usando questa stima lineare, quindi dovete ricordare cos'è la stima lineare. È molto semplice. È la stima costante. Questa è il tirare, indovinare più minimale, che la funzione non cambi. Quindi questa, se volete, la potreste chiamare, questa è la stima costante, cioè dico che la funzione non cambi. Però ammetto che, siccome conosco la derivata, quindi la funzione non è in quel punto costante, ha una pendenza non zero, prevedo, stimo, che prosegue, la funzione proseguirà con quella pendenza. E quindi quanto salirà la funzione a partire da questo valore? Quindi questo è il valore, questo qui, pulisco un po' il disegno, queste cose qua, una cosa che abbiamo fatto ieri, ma è molto importante questo, verrà usato ripetutamente. Questa qui è il valore f di x0, quindi si individua questo triangolo qua con questo cateto, che è il cateto delta x, quindi questo è delta x. E poi a partire da questo valore iniziale, la retta gialla mi dice che io devo salire di quanto. Quindi la domanda è qual è il valore di questo cateto qua. E questo cateto qui, come dovrebbero sapere tutti, è la tangente dell'angolo theta, questo è l'angolo theta qua, moltiplicato il cateto delta x. D'accordo? Qual è la trigonometria? E la tangente dell'angolo chi è? Per l'appunto è la derivata, uso la notazione dei matematici, nel punto x0. E questa è la vostra stima, quindi io la scrivo anche nella notazione che useremo durante il corso, così uso tutte e due. Va bene, questa è la stima linea. Questa è la costruzione. La stima è qual è la pendenza moltiplicato per il cateto orizzontale. Quindi, se usate un cateto orizzontale più corto,
Beh, faccio qua il disegno. Questo è il triangolo. È evidente che io uso cateti più corti di quanto salgo, è direttamente proporzionale a qual è il cateto delta x. Banale. Quindi se io invece di provare a stimare il valore della funzione qua fuori, che forse è troppo ambizioso in cercare di prevedere il comportamento di una funzione per un punto troppo distante x0, perché vedete cosa succede, io scelgo una delta x più piccola e adesso il valore vero è questo, il valore della stima è questo, e vedete che l'errore più piccolo e l'errore percentuale, provate a stimarlo dal disegno. Cosa sarà? Questo... che male. Uno. È difficile, meglio così. So che mi fa male la mano così. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. È quasi 10%. È quasi una parte su 10, una su 9, ok? Quindi qua ho un errore relativo dell'80%, qua ho un errore relativo che è già inferiore al 10%. No, è maggiore del 10%, 1 su 9 è più grande di 1 su 10, eh? Quindi sarà cosa? 12%, d'accordo? Voglio un errore più piccolo, scelgo questo delta x, il valore vero è questo, e il valore della stima lineare, quello lì, e io non cerco nemmeno di contare, ma potete vedere che l'errore è più piccolo, d'accordo, ma è l'errore relativo che è quello che ci interessa, va bene? Quindi questa stima qua diventa arbitrariamente buono a patto che voi scegliate un delta x sufficientemente piccolo, d'accordo? Quindi questo è il disegno da tenere a mente. Il rialzo della funzione è direttamente proporzionale a qual è la base di questi tre angoli, per una data pendenza si intende. E quella pendenza data è per l'appunto il valore della derivata nel punto x0. Quella è la pendenza della retta tangente a quel punto. Quindi io posso fare stime ottime a patto di scegliere delta x sufficientemente piccole. Questa è un po' la idea che deve entrarvi in testa. L'abbiamo usato ieri per la dimostrazione del teorema che la derivata del prodotto delle funzioni è uguale alla derivata della prima moltiplicata per la seconda non derivata più la prima non derivata per la derivata della seconda. L'ho recitato bene, mi pare di sì. Proviamo a usarlo per il quoziente, per il teorema della derivata del quoziente di una funzione. Allora, immaginate di avere una funzione f di x e un'altra funzione g di x che è considerata un intervallo di valore di x dove la g non è 0, se no ovviamente il rapporto non è ben definito, e considerate quindi una funzione, costruite una funzione come il rapporto di quei due numeri. Come abbiamo fatto ieri, il rapporto incrementale di questo lo si fa molto facilmente. Definizione, cos'è un rapporto incrementale? È hx più delta x meno h di x. Questo è il rapporto incrementale, prima cosa da scrivere. Poi si guarda la definizione di h e lo si usa. Quindi faccio f, quindi adesso devo scrivere questo primo pezzo, quindi devo scrivere l'espressione di h quando l'argomento è x più delta x, quindi h è adesso scrivo questo. Chissà quanti di voi saranno impegnati da adulti nel difendere la Terra da asteroidi. Io sì, ho visto, certo che Focus ogni tanto è abbastanza interessante, ma anche deprimente. Ieri sera ho parlato un altro puntato sull'effetto di un mega disastro su un asteroide.
Lui si chiede, ma perché tutte queste robe qua, le lezioni, il governo, insegnare fisica, eccetera, se tanto verremo spazzati via da un altro catastrofe planetario? Ma forse la nostra salvezza è proprio dedicarsi a argomenti che possono osservarci. Come deviereste un asteroide? Ok! Se non sapete cos'è il concetto di velocità, che è una derivata, quindi dov'è che useremo il teorema? Dov'è che useremo le stime lineari? Le usiamo qua. Prendo questo qui e provo a stimarlo, a riscriverlo in quel formato là. Userò la notazione dei matematici, userò questa notazione qua, quindi la riscrivo. Quindi qua faccio stima, uso stima lineare. Quindi questo signore la faccio così, faccio f di x più il valore della derivata nel punto x per delta x. Faccio stima lineare anche, allora, anche di questo, quindi ho g di x più g' di x, quindi questo è il valore della derivata nel punto x, delta x, quindi questo è il valore iniziale della funzione e questo è il contributo in più che nasce dal alzarsi di quel triangolo, quindi questo è il valore di questo cateto, d'accordo? Questo è il valore di partenza e dovete sempre ricordare quello, non scrivere mai le cose senza avere in mente quello che state facendo. Questo è il valore di partenza e questo è l'incremento dovuto al fatto che la funzione ha una pendenza. E quale, come quanto salirà? Salirà di quanto è largo e proporzionale a quanto è largo delta x. Certo, questa è una stima, non è il valore vero di questo. Commetterete un errore. Quindi questo non è vero che è uguale, è un circo uguale. Va bene? Ovviamente questo papale, tutto diviso delta x. Ma siccome io voglio studiare la derivata di questa funzione, cos'è la derivata? La derivata è un rapporto incrementale, sì, eccolo qua il rapporto incrementale, nel limite delta x tende a 0. Quindi questa stima, che non è il valore vero, proprio nel limite che delta x tende a 0 che devo fare, migliora sempre di più. Ok? Quindi si tratta adesso di andare avanti a manipolare sta bestia. Metto uno su delta x fuori e comincio ad affrontare il numeratore. Allora, ho questo e lo moltiplicherò per questo, meno questo che moltiplicherà questo, tutto diviso questo per questo, giusto? Quindi controllate che non sbaglio, quindi faccio questo per questo, quindi g di x, f di x, g di x, tac, tac, questo è il primo, sto facendo questo per questo, adesso questo per questo, quindi ho più questo è f', quindi f'x, g di x, e ovviamente il delta x. Quindi per ora ho fatto questo per questo, più questo per questo. Adesso meno questo per questo, meno questo per questo, giusto? Sto facendo giusto per il metro? Sì? Ok. Tutto diviso. Aia. Questo per questo. Quindi farò questo per questo. E questo per questo.
Va bene? Quindi quello che ho scritto qua è la stima del rapporto incrementale, ma è una stima che diventerà arbitrariamente buono proprio nel limite che sto studiando, delta x arbitrariamente piccolo. Allora, questo non dipende da delta x. Voglio solo controllare se ho fatto giusto. È giusto? Però è tale quale qua, quindi questi due si ammazzano a vicenda. D'accordo? Poi ho questo delta x che posso cancellare subito da lui, da qua e da qua. Quindi ho, cioè, scriviamo cosa abbiamo finora, così non ci perdiamo. Abbiamo f' x g di x meno f di x, lo scrivo già tenendo, perché ho in mente, sapete anche voi, il risultato. Quindi ho questo numeratore e nel denominatore questa notazione qua posso scrivere questo g quadro x. Va bene? Vi sta bene? Ok, questa è la stima del rapporto incrementale, che può essere presa come un'ottima stima con delta x sufficientemente piccoli. Come vedete, il numeratore non dipende da delta x, il denominatore dipende da delta x, però il denominatore è fatto dei due pezzi, un pezzo che non dipende da delta x e questo sì. Quando delta x tenderà a zero, questo pezzo mi sparisce, però il denominatore non va a zero, il denominatore è bello, è diverso da zero. E quindi ecco che concludo, questo è il vostro teorema, no? Che la derivata, l'operatore di derivata al rapporto di f su g è appunto f primo, cioè facciamo così la notazione mia, la derivata di f rispetto a x per g meno f per la derivata di g rispetto a x tutto fratto g quadro. Ok, vedete che sono semplici questi teoremi se uno sa usare l'idea della stima lineare, d'accordo? Va bene. C'è un altro teorema molto importante. Che ore sono? Ok, mezz'ora. Quanti di voi sanno usare Excel? O uno spreadsheet come un altro spreadsheet? Sapete cos'è Excel? Quanti lo sanno usare? Sapete cos'è ma non lo sapete usare? Alzate la mano, quanti sanno usare Excel? Uno, due, tre, mani sparse. Provate a usare Excel per studiare un po' queste cose, no? Scegliete una qualsiasi funzione. Oh, una cubica, una quadratica. Vedete questa funzione qua e nella pagina Excel voi per esempio potreste fissare il valore x0 come parametri, come ovviamente mettete a da qualche parte, cioè i vostri parametri sono a e x0, che discorsi, mettete non so 7 e scegliete un valore che volete, 2. Poi potreste per esempio fare una colonna di x, oppure casomai calcolare accanto il valore di delta x, cioè scelto questo x che qual è l'incremento che serve a dare a lui per arrivare qui, eh? E
poi con questi due valori qui calcolate il rapporto incrementale. Ok? Cos'è il rapporto incrementale? Lo sapete bene. Fate una colonna del rapporto incrementale e fate per delta x sempre più piccoli. Cioè forse è il caso di fare così. Fate una colonna di delta x, di conseguenza x sarà uguale a x0 più delta x, e fa qua scegliete un valore inizialmente grande e poi fate in modo che il valore diventi sempre più piccolo e fate il calcolo del rapporto incrementale. Fate questo. Fatelo. Siccome voi dai, ci sono certi giorni che non la voglio di far molto, oggi uno di questi per me. Sto lottando per fare il mio dovere, un attimo di pazienza. Siccome voi sapete già la derivata, no? Qual è la derivata? La derivata è semplicemente 2ax. Questo è banale, lo sapete, l'abbiamo dimostrato ieri. Quindi provate adesso, intanto se fate questo studio del rapporto incrementale per delta x che tende a 0, quindi questo fate delta x che tende a 0 e provate a vedere come varia il rapporto incrementale. Potreste anche fare un grafico, no? Sapete fare grafici con Excel. Ok? Avendo scelto questo, cioè avendo scelto, quindi voi fissate un certo valore, è evidente che fissate un certo valore, voi automaticamente avete calcolato la derivata, quindi la derivata è semplicemente 2a a x0, questo è il valore della derivata, quindi fissando questo la sapete. A questo punto fate lo studio per esempio dell'errore relativo che commettete facendo la stima lineare. Fate il gioco, quindi fate una colonna della stima lineare. Quindi la stima lineare di nuovo cos'è? È f di x0 più f' di x0, che questo è il valore che appare qua, questo qui, questo è f' di x0. Questo appare perché l'avete calcolato, quindi fate riferimento lì per delta x. Quindi questo è il valore. Vabbè, dove sarebbe il valore della funzione? La scriverete da qualche parte, no? Valore della funzione x0. Eccolo qua, track. Appena fissate il valore di a, fissate l'x0, queste due caselle sono calcolate. Il valore della funzione e il valore della derivata. Poi usate quei due valori e il secondo lo moltiplicate per il valore di questa colonna. Quindi fate il calcolo della stima. Ovviamente il valore vero della funzione è questo, aspettate, perché fate un valore vero nel punto x. Vi sfido a farlo, ragazzi. Stima valore vero, e a questo punto calcolate l'errore banalmente è semplicemente la differenza tra la stima e il valore vero, ok? Quindi questa è la differenza tra questo valore e questo valore qua, quindi stima meno vero, fate errore relativo, che è quindi è errore fratto vero, casomai questo lo moltiplicate per 100 in modo che il valore, quello che misurerete sarà in per 100. E guardate cosa sta succedendo. Tutto lì. Dovreste vedere quello che io ho cercato di descrivervi con i disegni. Cioè dovreste vedere la tabella comportarsi come si comportano i disegni.
Ovviamente la funzione è una parabola, quindi la funzione in realtà è questa. Se voi scegliete un punto x0, questa qua, la derivata è la pendenza di questa retta, e quindi per un certo valore di delta x, questo è il valore della stima, questo è il valore vero. Quindi questo tipo di funzione si sta sovrastimando o sottostimando? Sovrastimiamo o sottostimiamo? Sottostimiamo in questo caso, ok? Quindi quello che appare in questa colonna è questo valore, quello che appare in questa colonna ovviamente è questo valore, l'errore è questo, l'errore relativo e quanti di questi stanno nel valore vero, di nuovo è circa 80% per quel valore di delta x. Poi prendete un delta x più piccolo che corrisponde a muoversi in questa direzione, ok? E dovreste trovare un comportamento che vedete qualitativamente nel disegno. Sfidate a fare sti conti, così imparate a usare Excel in un contesto di fisica. Ok, c'è un... volevo già farvi questo discorso ieri, ma non ho avuto tempo. Una domanda, quanti di voi, quanti siete? Sarete, qua sono 20 persone, sarete un 60? No, 80 persone. Quanti di voi, secondo voi, faranno questo esercizio a casa? Ma va bene, ma quanti non lo faranno perché sono pigri o non lo sanno fare? Perché un pigro che lo sa fare va bene, ma un pigro che non lo sa fare è un guaio. Una persona piena di energia che non lo sa fare ha speranze, no? Perché lui può accettare la sfida. Ma comunque, voi cosa siete? Solo pigri? Non sapete fare? Ma sì, sono cazzate? O non lo sapete fare? Se non lo sapete fare, provate a farlo. Va bene. Allora, c'è un'altra situazione. Dunque, io semplificherò un po' la notazione. Invece, supponete per esempio di avere la notazione che ho usato finora, è che se y è la variabile dipendente, e c'è una certa dipendenza, c'è una certa funzione che lega x, la vera variabile dipendente, a y, io finora l'ho scritta così. Per semplificare la notazione userò questa, che credo che avete già visto. Avete mai visto questa notazione? Dove con questa scrittura intendo dire che y è una funzione x, va bene? Allora, immaginate di avere una funzione z che dipende da y, ma y a sua volta dipende da x. Quindi a ben guardare la z è sì funzione di x, y, ma che funzione di x? Cioè in ultima analisi la z è una funzione di x. Dipende da y, sì, ma y dipende da x, quindi in ultima analisi z dipende da x. Spesso chiamate le funzioni composte, d'accordo? L'esempio che faccio ogni anno: perché l'impero romano è caduto? Beh, una delle ipotesi è perché sono venuti i goti. Ma perché sono venuti i goti? Perché sono venuti gli unni che hanno sospinto i goti verso l'impero. Ma perché sono venuti gli unni? Perché c'era una carestia nelle steppe. E perché non sono andato in altra direzione? Perché i cinesi avevano il muro, era così. Perché in ultima analisi, perché l'impero romano è caduto? Perché c'era una carestia lontano. Questo è quello che cerco di fare gli storici. Ovviamente è molto più complesso questa catena di un legame causa-effetto nella storia, è molto tenue. Invece in fisica e ingegneria ci sono delle funzionali, delle dipendenze ben caratterizzate matematicamente. E allora io mi chiedo, qual è la derivata di z rispetto a x? Allora, supponete che io conosco
questa funzione, z come funzione di y, e quindi supponete che io sappia la derivata, cioè io conosco la derivata di z rispetto a y. Magari la scrivo così, la derivata di z rispetto a y. Conosco questa funzione e la sua derivata. Supponete di conoscere questa funzione e di conoscere la sua derivata, la derivata di y rispetto a x. Ma non è quello che voglio sapere. Quello che voglio sapere è qual è la derivata di z rispetto a x. Ok? Vi dico subito la risposta. Come si fa? Allora, nei vecchi libri, di nuovo è un peccato che ci sia questa telecamera, perché farò una cosa che un matematico inorriderebbe. Quindi voi dovete farlo nella vostra testa. Io mi assumo la responsabilità nello scrivere la lavagna e lasciarlo ai posteri. Però se voi prendete dei libri di matematica di 100 e passa anni fa, vedrete quello che ho fatto, perché ha un valore didattico molto forte. Voi volete sapere qual è la derivata di z rispetto a x? Allora, fate una cosa del genere. C'è questo proprio in un libro che ho del 1905, qualcosa di là. Cioè, letteralmente ti dicono, trac, create uno spazio. Poi quello che scrivete qui e quello che scrivete qui devono essere la stessa cosa. Perché nella vostra testa, formalmente, si devono elidere. Posso essere veramente insistente su questo. Supponete che... la forza di gravità 7 volte, che la x a sua volta non è l'ultima variabile, che la x a sua volta supponete che dipenda da, cosa possiamo usare, da w doppio, ma neanche w doppio è l'ultima spiegazione, l'ultima del comportamento delle cose, e che w doppio è una funzione di, cosa possiamo usare, qualche simbolo strano, non so, eta. Allora, in ultima analisi, tutta questa cosa è qualche z, sì, è una funzione di y, che è una funzione di x, che è una funzione per secondo di w, che è una funzione di eta. Sta ovviamente diventando ridicolo. In ultima analisi z è una funzione di eta e la domanda è qual è la derivata di z rispetto a eta? Vediamo, perché non voglio stare qua a perdermi del conto, mettiamo delta eta, qua abbiamo y, poi x, poi w e ne ho fatto uno di troppo. E questa è la vostra risposta. Guardate come è fatta. Di nuovo avete questa che è imparentata con lui, cioè dovete pensare a poterli elidere, perché c'è uno sotto e uno sopra, si possono mentalmente cancellare. Questo si può cancellare con questo, questo può cancellare con questo, invece questo non si cancella, rimane la variabile ultima da cui z dipende. E questo è l'enunciato. Quindi è un enunciato molto semplice da ricordare e anche da usare. Per esempio, c'è un esempio classico che riprenderemo 100.000 volte nel corso. È un numero sempre molto alto di voi, all'orale per qualche motivo si perde queste semplici cose. Lo faccio adesso, è un'anticipazione del corso, lo rifarò a lezione, quindi potete anche risparmiare gli appunti in questo momento. E per esempio lo prendo proprio dalla cinematica, quindi il moto
circolare uniforme. Quindi questo è il piano XY, è un moto, sto per descrivere il moto di una particella in un piano, è un moto che avviene nel piano della lavagna, ed è un moto circolare, cioè la traiettoria della particella è un cerchio, cerco di disegnare un cerchio decente. Ok? Questo è il luogo di punti che la particella tocca al passare del tempo. Il raggio del cerchio la chiamiamo R, e io sto per scrivere la funzione. Dunque, siccome il moto avviene nel piano, ho bisogno di specificare la posizione della particella al passare del tempo, quindi la sua posizione sarà qua, e come potrò specificare la sua posizione? Beh, è sul cerchio, sta a un certo angolo, gli angoli verranno misurati, come abbiamo detto, dalla direzione X in senso antiorario, quindi la sua posizione, uso la trigonometria del cerchio unitario e dico che la posizione della particella sarà R coseno dell'angolo teta, e la coordinata Y è uguale a R seno dell'angolo teta. Ok? Va bene? Adesso supponete che teta vari nel tempo, perché se teta non cambia di tempo la particella sta là e non si muove. Se voglio che la particella si muova sul cerchio, basta che io dica come cambia l'angolo, come cambi l'angolo del tempo. D'accordo? Quindi se io dico che l'angolo cambia del tempo in questo modo, guardo la funzione angolo in funzione del tempo, se dico che l'angolo nell'istante t uguale a 0 vale un certo valore, teta 0, e faccio questo grafico qua, cosa succede? Che la particella è a un certo angolo, per esempio questo angolo qua, teta 0, e sta fermo, non fa nulla. Siete d'accordo? Se invece ho un grafico di questo tipo, sto dicendo che all'istante iniziale la particella era qua, inizialmente nell'istante t uguale a 0 è qui, poi dopo un intervallo di tempo, facciamo tacche di tempo così, dopo un primo intervallo di tempo la particella si trova in questo, a questo angolo qua. Dopo un ulteriore passaggio di tempo di un'uguale durata, un intervallo uguale, la particella si trova a questo valore di angolo. Dopo un altro intervallo di tempo di uguale durata si trova qui. E potete vedere che al passare di intervalli di tempo uguali l'angolo cresce della stessa quantità, perché è un andamento lineare, per come ho voluto immaginare questa dipendenza dall'angolo del tempo. Quindi inizialmente la particella si trova qua, dopo un intervallo di tempo si trova qua, dopo un altro intervallo di tempo uguale, delta t, si trova a un angolo che è il doppio di quello di prima, dopo tre intervalli di tempo l'angolo è tre volte, no? Quindi la particella avanza in senso antiorario in maniera regolare, a intervalli regolari del tempo l'incremento angolare è sempre lo stesso. Ok? Questo si chiamerà un moto circolare uniforme. La parola uniforme è nel dire che a intervalli regolari del tempo l'incremento angolare è sempre lo stesso. Quindi questa parola qua è strettamente legata al fatto che questa è una retta, è una dipendenza lineare. Va bene? Se questa non fosse una retta, se fosse per esempio una qualsiasi altra dipendenza, o non so, parabolica,
Questo vuol dire che dopo un intervallo di tempo l'angolo è qui. Dopo un uguale intervallo di tempo l'angolo è aumentato, ma la variazione angolare è maggiore di quanto era nel primo intervallo di tempo. In un altro intervallo di tempo uguale la variazione angolare è ancora più grande. Vedete che queste variazioni dell'angolo indotto dal passare del tempo non è regolare. Ok? Quindi la particella dopo un primo intervallo, dopo il primo ticchettio, magari è qua, dopo il secondo è qua, dopo il terzo è qua, dopo il quarto è qua, vedete che l'andamento non è regolare, infatti questo si chiama moto circolare, perché la particella si muove in un cerchio. Come faccio a sapere che si muove in un cerchio? Perché per qualsiasi valore dell'angolo, per qualsiasi valore dell'angolo, questo punto dove si trova? Speriamo che si trovi sul cerchio. Facciamo la veloce verifica, perché c'è sempre gente che capta le nuvole. Questa è la legge che specifica qual è la coordinata x quando l'istante t vale tot. Come si fa a calcolare la coordinata x? Beh, R per il coseno, e l'argomento del coseno è l'angolo all'istante t, eccetera. Allora, ovviamente uno si chiede, ma dov'è la particella? Siamo sicuri che è sul cerchio? Ma sì, e ovviamente uno cosa fa? Fa questo, no? E verifica che questo vale R quadro, perché questo sarebbe R quadro coseno quadro di theta funzione del tempo più R quadro sen quadro dell'angolo theta nell'istante t. Ovviamente questi due addendi hanno in comune R quadro, cosen quadro e questa roba qua vale 1, perché il cosen quadro e il sen quadro dello stesso angolo vale 1. D'accordo? Quindi indipendentemente dalla legge di come l'angolo varia nel tempo, sarà sempre sul cerchio. Quindi sono moti circolari, ma possono essere uniformi quando la dipendenza dell'angolo del tempo è una retta. D'accordo? Va bene. Dove voglio andare a parlare? Voglio applicare il teorema della derivazione delle funzioni composte, che abbiamo appena rapidamente enunciato, a questo esercizio. Alla meccanica, voi direte, io allora dirò la velocità, professore, ho due velocità in questo esercizio, ho due velocità, perché ho la velocità intesa come la derivata di x rispetto al tempo, ma ho anche la derivata di y rispetto al tempo, perché la velocità è una derivata. Questa si chiamerà la velocità nella direzione x, questa si chiamerà la velocità nella direzione y. Ok? Quindi questa la scriveremo così, con un pedice x, e questa con un pedice y. Sono due velocità. In fondo non mi devo stupire che ho bisogno di due velocità, perché nel moto della particella ho cancellato nel descrivere il moto della particella ho due direzioni, ho due coordinate. Devo capire dov'è lungo la direzione x e dov'è lungo la direzione y. Quindi ho due direzioni da considerare. E quindi ecco perché ho due tipi di velocità, una nella direzione x e una nella direzione y. Vedremo meglio questa cosa, io voglio far vedere il teorema. Se questa è la definizione di velocità nella direzione x, quant'è? Allora, questa è la definizione, allora dobbiamo calcolarlo. Quindi dobbiamo fare la derivata, l'operatore derivata rispetto al tempo, della posizione x, che è questa. Quindi devo fare la derivata di questo signore.
Quindi ho di R coseno dell'angolo che è funzione del tempo. Ok? Qua c'ho subito il primo teoremino idiota da applicare. C'ho la derivata di una funzione moltiplicata per una costante, cioè per qualcosa che non dipende dalla variabile dipendente. La costante è R. Quindi subito la R esce fuori. Questo non mi serve, per ora almeno. Subito la R esce fuori dall'operatore, dell'operatore di derivata, perché l'operatore di derivata è lineare, quindi le costanti possono essere portate fuori, d'accordo? Derivata rispetto al tempo di coseno di teta rispetto al tempo. Ok? E noi dice: ah, io devo fare la derivata del coseno. Attenzione! Voi dovete fare la derivata del coseno rispetto al tempo. Quindi uno potrebbe dire: ma io non so la... Allora, vi scrivo l'enunciato perché ormai la fine dell'ora è così e si finisce qua. Facciamo la derivata del coseno di teta rispetto all'angolo per la derivata dell'angolo rispetto al tempo. Ho appena applicato il teorema derivazione funz compost, cioè ho fatto questo gioco qua, la derivata del coseno rispetto al teta rispetto al tempo, ho fatto così. Questo sapete cos'è? Poi magari adesso nella seconda ora faremo velocemente un ripasso di coseni e seni con i seri, le espansioni in serie di Taylor, eccetera. Questo cos'è? Qualcuno? Derivata del coseno? Meno seno, giusto? Ovviamente scrivo per il momento teta, però alla fine teta è funzione del tempo, quindi meglio scriverlo subito, eh? Non dobbiamo dimenticarci che teta dipende dal tempo. E qua c'è la derivata di teta rispetto al tempo. L'esercizio è finito nella misura in cui voi adesso specificate la legge di teta rispetto al tempo. Com'è teta? Come varia teta rispetto al tempo? Come varia? È così? È così? È così? È così? Siccome io sto considerando il moto circolare uniforme, è questa quella che io sto considerando. Ok? Allora, questa è una retta. La scriveremo così, siccome è una retta, voi potete dire che teta è lineare, dipende linearmente dal tempo. Quindi sapete l'equazione della retta, no? Addirittura questa retta ve l'ho fatta avere l'intercetta uguale a zero. Poteva anche essere così, eh? Magari durante il corso faremo anche esercizi in cui scegliamo che l'angolo iniziale sia diverso da zero, ma io sto scegliendo questo. E quindi come la scriverò? Come una qualche costante che moltiplica il tempo. Allora, per convenzione, come lo faremo nel corso, dei corsi di fisica applicati poi all'ingegneria, i meccanici, le cose che oscillano, i circuiti elettrici, cioè avete un circuito, una corrente che sta oscillando nel tempo, la convenzione è invece di usare il simbolo A, si usa un simbolo greco che è la omega. Ok? E per ricordarci che questa omega è una costante, come lo era per l'appunto la mia A, la gente mette un qualcosa che, per ricordargli questa è una costante, e ci mettono un piccolo pedice zero. Quindi in effetti la mia, quindi questa
questa cosa qua, vi dirò il nome durante il corso di fisica, non ha senso farlo adesso, è una costante. Vi sta dicendo che l'angolo cresce linearmente col tempo, quando il tempo è zero l'angolo è zero, ma al variare di intervalli regolari del tempo l'angolo varia regolarmente e quindi il moto è un moto circolare sì, ma uniforme, d'accordo? Ma qual è la derivata dell'angolo rispetto al tempo, che è quello che mi serve per completare l'espressione della velocità nella direzione x? È semplicemente omega 0. E quindi questo finale. Di solito si scrive così. Ok? Questo è il risultato. Ovviamente, qua c'è un commento che farò ripetutamente nel corso, proprio per ricordarci qual è l'argomento del seno, io sto discutendo, adesso devo fermarmi, quindi è l'ora, io per ricordarmi esplicitamente che ho un moto circolare uniforme, io la scriverò esplicitamente, così, coseno di omega 0 t, la coordinata y, guardate l'argomento del coseno e il seno, vi sta dicendo l'argomento di un coseno e un seno è un angolo. Averlo scritto così mi sta dicendo, oh, io angolo dipendo linearmente dal tempo, quindi scriverlo così è un dire esplicitamente che è di questo tipo. Ok? E quindi, per il moto circolare uniforme, ok, ci vediamo tra 10 minuti.